Oramai le porte USB sono dappertutto, le troviamo nei computer, tablet, cellulari, smartwatch e tra poco anche su tua nonna. Se siete nati all'inizio degli anni 2000, forse non sapete qual è la vera storia delle porte USB, perché non sono sempre state là. E cosa c'era prima delle porte USB? E come caricavamo i cellulari all'epoca? Prima di tutto, all'epoca i cellulari neanche c'erano. Quelli per gli utenti comuni, come noi, sono arrivati negli anni 90 e ovviamente c'erano dei caricatori particolari, proprietari, per caricare queste enormi batterie per cellulare che pesavano ovviamente più del cellulare stesso. Non come oggi che l'Unione Europea ha voluto standardizzare tutti i caricatori per dispositivi con la porta USB-C. Tra parentesi, ho fatto un video sull'argomento, lo metto sulle handcards così non ci distraiamo, d'accordo? Per arrivare a quello che abbiamo oggi, ovvero le porte USB di tipo C, c'è tanta strada da fare. Talmente tanta che ho diviso questo video in due parti. Oggi vi racconterò la storia delle porte USB. Settimana prossima uscirà un video di Under the Hood in cui vi dirò di più dello standard USB e dei suoi connettori. Quindi, visto che abbiamo tanta roba di cui parlare, iniziamo. Sigla! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi porto mano nella mano nell'incredibile storia delle porte USB. Ma prima di cominciare, ho notato che molti di voi che guardano video sul mio canale non sono iscritti al canale. Perché non farlo? E guardate come si fa. Andate qua, cliccate subscribe, dite di sì ed è boom! Non vi perdete più un mio video. Dunque, dobbiamo fare un passo indietro di molti anni fa. Più di 30. Prima dell'avvento delle porte USB, come si collegavano le periferiche ai computer? Beh, il problema è che, a parte una o due porte più o meno standard, esisteva una porta per tutto. Era un manicomio. Facciamo alcuni esempi. C'erano le porte seriale RS-232, che, essendo seriali, trasmetteva un bit alla volta, con molta calma. C'erano anche le porte parallele DB25, che, come il nome suggerisce, trasmettevano più bit allo stesso tempo. Dunque, le porte seriali venivano utilizzate per gli usi più disparati, tipo collegare lettore di codice a barre, i vecchi modem dial-up o addirittura il mouse. Invece le porte parallele erano state più inizialmente pensate per le stampanti, però si potevano collegare altri dispositivi, tipo lo Yomega Zip. Oh, lo Yomega Zip, quanti ricordi? Piccola parentesi, lo Yomega Zip era un dispositivo che leggeva dei floppini proprietari, non erano i classici standard da 3,5 pollici, che avevano una capacità di immagazzinamento fino a 750 mega, che per l'epoca era tantissimo. Dispositivo che ben presto diventò obsoleto a causa dei CD o DVD descrivibili e poi, visto che siamo in tema USB, grazie, o per colpa, delle chiavette USB. Allora, ritorniamo ai connettori. Per collegare le tastiere c'era bisogno del connettore DIN, che era più o meno grosso così. Poi successivamente per tastiere e mouse arrivò la porta PS2. E uno potrebbe dire, beh, finalmente una porta già standard in cui poter collegare due periferiche. No. Cioè, sì, ma no. Cioè, nel senso, c'era una porta PS2 per la tastiera o una porta PS2 per il mouse. Per la tastiera era di color viola, per il mouse era di color verde. E guai a mischiare queste due. Eri un gamer, avevi il joystick, dove lo collegavi? Alla porta seriale? Alla porta parallela? Perché esisteva la game port, appunto per collegare queste periferiche. Dovevi connettere un hard disk? C'era il connettore SCSI. L'interfaccia SCSI era anche interna, però in questo video io parlo delle connessioni esterne al computer, quindi alle porte esterne. E in questo video non sto parlando dei connettori VGA o HDMI, perché quella è la storia per un altro video. Dunque, ricapitoliamo, c'è la porta seriale, parallela, game, SCSI, PS2, DIN, e chi più ne ha più ne metteva. Ma il problema non era solamente la moltitudine di cavetti e porte. C'erano ovviamente degli altri casini. Per esempio, una scheda madre poteva trovare le porte PS2, qualche porta seriale, anche qualche porta parallela. Magari potevi non trovare le porte SCSI, o magari potevi non trovarti la porta game. E quindi, come facevi? Dovevi andare in un negozio di computer, comprare una scheda espansione, aprire il computer, ficcargliela dentro, chiudere di nuovo tutto, avviare il computer, installare il driver, pregava che tutto funzionasse e poi alla fine potevi giocare, forse. Diciamo, va bene, le porte di espansioni le andava a comprare, le installava una sola volta e finiva là. E no, c'erano anche altri problemi. La maggior parte di tutte queste porte non erano quello che si definisce hot swap, cioè che tu puoi collegare e scollegare una periferica mentre il computer è acceso. Se tu collegavi qualcosa mentre il computer era acceso, il sistema operativo non la vedeva.
E cosa dovevi fare? Dovevi riavviare affinché la scheda madre durante la fase di posto la riconosceva. Se non sapete cos'è la fase di posto, io in questo video ve l'ho spiegato e vi metterò anche esso nelle endcards, così non ci distraiamo e andiamo avanti. Non so se è chiaro, ma riavviare ogni qualvolta dovevi mettere qualcosa era una rottura di coglioni, per il semplice motivo che all'epoca i computer ci stavano uno spot di tempo per avviarsi, non erano veloci come quelle di oggi. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, lasciavi tutto collegato così non cambiavi, e se avevi solamente due porte seriali e dovevi collegarti quattro dispositivi, magari ne staccavi uno e ne staccavi un altro, dovevi riavviare, non c'era niente da fare. È chiaro che ben presto qualcuno si era rotto le palle. Mi hai rotto le palle! Perché i computer diventavano sempre più presenti nelle case delle persone, non erano più una prerogativa delle grandi aziende o delle università, e quindi bisogna trovare una soluzione. Nel 94, 7 aziende leader nel mondo dei computer e dell'informatica si sono riunite, e queste 7 aziende erano Compaq, HP, IBM, Microsoft, NEC, Nortel e DEC. Si sono riunite a un solo scopo, quello di creare una porta unica per tutti i dispositivi che vada bene per tutte le periferiche, dalla tastiera alla stampante, dal joystick all'hard disk esterno, per tutto. Inoltre questa nuova porta deve essere più veloce della porta parallela, perché sennò dov'è il guadagno? Però deve essere seriale, cioè trasmettere un bit alla volta. E inoltre, una cosa molto importante, deve essere una porta hot swappable, cioè dà la possibilità di inserire le periferiche mentre il computer è acceso e il sistema operativo le deve riconoscere. Perché praticamente ci eravamo rotto il cazzo di riavviare il computer ogni volta, Dio. E quindi nel 1996 questa setta di aziende finalmente rilasciò il primo standard USB, chiamato USB 1. E i dettagli di questo e degli altri standard che poi sono susseguiti saranno disponibili settimana prossima in questo video. Non ve lo perdete. Ora, quando venne rilasciato questo nuovo standard, non è che i computer già avevano le porte USB. Chi aveva già i computer doveva comprarsi le porte di espansione e fare la stessa procedura, aprire i computer, metterglielo, chiuderlo, installare, eccetera, eccetera, eccetera. Però almeno uno aveva 4 porte USB dove metterci tutto quello che voleva. Più o meno. Perché ancora le aziende produttrici di periferiche si dovevano adattare al nuovo standard, e quindi non è che dall'oggi a domani sono uscite periferiche con la porta USB. D'altro canto anche i produttori di schede madre devono adattarsi alla transizione per iniziare ad includere porte USB nelle loro schede madre, così da evitare ai consumatori di comprare altre porte di espansione. Ovviamente se volevi altre porte USB di comprare altre porte di espansione. E la porta USB, a differenza da quella seriale, era molto semplice, aveva solamente 4 pin. 2 per la corrente e 2 per i dati. Fine. Semplicissimo. Benissimo, adesso abbiamo finito con questa storia. Vi ricordo che settimana prossima uscirà il continuo di questa fantastica storia delle porte USB. Fatemi sapere quello che pensate in un commento, e se questo video vi è piaciuto lasciate pure un like. Qua di lato metterò un video di Breaking News in cui parlo delle porte USB-C e anche un video di FK Under the Hood in cui vi spiego come funziona l'avvio di un computer, e quindi parlo anche della fase di posto. Ci vediamo col prossimo video, ciao!